le 9.05, abbiamo già 44 partecipanti in stanza, quindi direi che possiamo assolutamente cominciare. Saluto Stefano, il presidente Battini, che è qui con noi e che oggi non vuole, non, diciamo, cioè, ci ha già salutato precedentemente. È una giornata, è una mattinata ricca secondo me, perché dobbiamo sentire le presentazioni dello stato dell'arte delle tre università che hanno partecipato alla nostra banda di ricerca per finanziare progetti dell'area terza, ristabilire la fiducia tra amministrazioni e cittadini. Quindi si tocca da vicino un punto cardine strategico del rapporto della riforma e della rinascita, diciamo così, della pubblica amministrazione. E io, diciamo, e il professor Leo per la SNA siamo i referenti per questi tre progetti di ricerca. E poi abbiamo il piacere di avere con noi anche l'ingegner Filippo Romano per l'ANAC, che è l'istituto, diciamo, che più volte verrà chiamato in causa, perché appunto si vanno a toccare temi come l'etica, l'integrità e, diciamo, la percezione della corruzione della corruzione della pubblica amministrazione da parte del cittadino. E poi ci sarà anche un rappresentante della pubblica amministrazione operativa, un responsabile di un grosso istituto INAIL, il dottor Alessandro Pastorelli, che non so se è già collegato e che comunque saluto. Saluto Grazie, buongiorno a ovviamente chi so. sì, saluto tutti gli ospiti, ho visto numerosi e prestigiosi, c'è anche il nostro comitato scientifico, ho visto i professori Ongaro, Simonati, Barbati, quindi un caro saluto a tutti e direi di cominciare secondo il nostro ordine di presentazione con la presentazione della SNA Bocconi e quindi con le professoresse Saporito e credo anche Piero Belli. Lascio la parola. Grazie mille, professoressa Lo Storto, e al professor Leo per questa sessione. Lasciatemi solo ringraziare senza retorica il lavoro di Stefano Battini ed Edoardo Ongaro per questa iniziativa veramente molto ricca, come si diceva poco fa, in un momento importante di grande riflessione sulla pubblica amministrazione, avere la forza di tenere insieme discipline diverse e di far dialogare mondi anche della pratica con quelli dell'Accademia, è davvero un momento prezioso. Quindi senza retorica davvero grazie per questa occasione. Vi porto anche i saluti del professor Francesco Longo, che è responsabile scientifico di questa ricerca e che oggi per ragioni di salute non Covid non è disponibile. E con la collega Perobelli vi raccontiamo lo stato d'avanzamento di questa ricerca, prendendoci anche un minuto per raccontare qual è l'impostazione di fondo che abbiamo dato. Non so se Eleonora tu riesci a mandare avanti la presentazione, se no la raccontiamo così. Abbiamo dato questo titolo, che è superare le politiche della sfiducia, perché in qualche modo ci sembra che uno dei temi al cuore di questa vicenda sia che l'interpretazione che è stata data alle volte di alcuni fenomeni ha dato luogo a misure di natura persecutoria che forse invece di la cui efficacia, diciamo, la dobbiamo ancora valutare, ma che certamente quello che hanno fatto è probabilmente rinforzare il clima di sfiducia. Faccio un esempio tra tutti: le politiche dei tornelli o delle misure biometriche nei confronti dei furbetti del cartellino, che ha, diciamo, inseguendo quella parte, i dipendenti pubblici che hanno dei comportamenti diciamo, non desiderabili, ha collocato, no, su una categoria di inaffidabilità i dipendenti pubblici in generale. Quindi ci sembra che il concetto di fiducia possa essere interpretato un po' come una risorsa da tutelare, da non disperdere, che si disperde facilmente. L'interpretazione da cui siamo partiti è che in qualche modo questa crisi di fiducia, che richiederebbe un tempo di riflessione e anche delle discipline, noi abbiamo in qualche modo
un po' esplorato, ma che sono anche un po' fuori dalla nostra portata, sociologiche, filosofiche, eccetera, ci raccontano di una fase storica, un po' di uno spirito del tempo dove è messo in discussione forse lo stesso contratto sociale, no? Che si basa, che tiene insieme le nostre istituzioni pubbliche. E le manifestazioni di questa crisi di fiducia sono le più svariate, dalla crisi delle istituzioni di regolazione, la crisi del welfare che abbiamo sotto gli occhi, l'aumento delle disparità sociali e l'impatto che questo ha sulla sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, il tema della sicurezza e così via. Questo ci richiede di ripensare, di guardare in qualche modo alla fiducia appunto come un capitale da preservare, da tutelare, e abbiamo scelto come livello di indagine un pezzetto piccolo rispetto ai, ai temi più grandi che da cui siamo partiti, che è il funzionamento dei servizi pubblici, un po' con questa ipotesi che e anche l'inefficacia percepita da parte dei cittadini di alcuni servizi pubblici che sono chiamati a rispondere a quei bisogni sociali per cui le istituzioni pubbliche esistono e che trovano appunto legittimazione in questo, che determina poi una crisi di fiducia. E quindi non stiamo sugli scenari globali, transculturali, che li prendiamo come, come sfondo, anche se sono probabilmente il driver che impatta di più, e guardiamo anche alle norme, alle riforme della pubblica amministrazione come, come contesto nel quale ci muoviamo e verso il quale poi auspichiamo al termine di questa ricerca di poter avanzare alcune raccomandazioni. Proprio perché questa è un po' l'ipotesi da cui siamo partiti, che alcuni di questi pacchetti di riforme proprio fossero quasi basati su un'antropologia della sfiducia, no? Come alcuni osservatori internazionali, alcuni scholari internazionali, penso a Grant, hanno messo a fuoco. Il focus quindi lo vogliamo tenere sui servizi pubblici e come abbiamo in mente di lavorarci. Intanto guardare al servizio, al funzionamento del servizio, significa guardare a quel pezzo di amministrazione pubblica che entra in contatto quotidianamente col cittadino, con l'utenza, e dove si produce questo scambio, forse anche dove si può produrre quel livello di dove si conserva o si disperde fiducia nel percepito quotidiano. Guardare al servizio quindi significa guardare ad un sottoinsieme del funzionamento di un'organizzazione, che invece è fatta anche di altre cose, di back office, di funzionamento interno. Ci offre l'opportunità di guardare al sistema pubblico in chiave di interplay, di interdipendenze tra più soggetti che collaborano alla erogazione di un servizio, come vedremo in uno dei casi che abbiamo scelto di analizzare, e soprattutto ci permette di osservare un altro fenomeno, e cioè la natura della relazione, della collaborazione personale-utenza, che diciamo impatta in maniera significativa non soltanto sul percepito dell'utenza, ma è anche, impatta anche sul funzionamento organizzativo e richiede, come ci insegna la teoria, delle leve di gestione del personale di contatto diverse rispetto a quelle che utilizziamo per il personale di back office. Coerentemente col mandato di questo ambizioso programma di ricerca della SNA, ci siamo dati degli obiettivi, diciamo, da action research, quindi molto practice oriented. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati è quello di fornire alle amministrazioni pubbliche degli strumenti di analisi, diagnostici e di riorientamento poi dei servizi che siano capaci di fare queste tre cose. Da un lato diagnosticare la distanza che c'è tra la strategia dichiarata, cioè quello che immaginiamo che il servizio debba realizzare, con quello che realizza davvero, e questo non per inadempienza o per incapacità da parte di chi gestisce il servizio, ma talvolta davvero per fenomeni organizzativi ben noti che fanno un po' deragliare, no? Perdere, andare un po' alla deriva alcuni servizi, perdere il focus strategico. Quindi un obiettivo è quello di rimettere al centro
e di sviluppare degli strumenti, delle categorie che siano in grado di fare questa cosa. E lo faremo guardando a un tema molto caldo. Abbiamo scelto dei temi che ci sembravano, cioè, dei temi di attualità che ci sembravano potessero essere un po' paradigmatici. Abbiamo guardato alle case popolari, a come vengono gestite le edilizie di residenza pubblica. Il secondo è come riprogettare poi in ultima analisi questi servizi in modo tale da sfruttare gli spazi di collaborazione che ci sono sia tra istituzioni sia tra istituzioni e utenza, perché come vedremo uno dei temi è che l'efficacia poi dei servizi dipende non soltanto da ciò che fa, diciamo da quello che accade nel campo dell'erogatore, ma in larga misura anche da quello che accade nel campo dell'utenza. Quindi tanto più il modo in cui disegniamo i servizi è in grado di attivare un'utenza che entra nei servizi in maniera da condividerne il valore generato e collaborare alla produzione del valore generato, tanto più i benefici per l'utenza e più in generale, diciamo, per il sistema economico sono ampi. Un po' ci siamo riferiti in questo senso alla nozione di valore pubblico e ai temi della coproduzione per dare dei riferimenti teorici. In ultima analisi, un altro punto che ci sembra cruciale riguarda le politiche di gestione delle persone. Noi veniamo da una narrazione che ha schiacciato il dipendente pubblico come antropologicamente, non so come dire, deteriore rispetto ad altre categorie, invece con una narrazione più eroica, tipo l'imprenditore, per dire, diciamo, per ragionare per schemi, che sono così, che vanno bene forse per la lettura giornalistica, ma che sul piano della teoria sono inaccettabili, irricevibili. Sappiamo che alcuni comportamenti organizzativi sono il prodotto di alcune scelte organizzative che ne determinano poi gli esiti. Quindi ci sembra importante con questo punto, questo terzo punto della ricerca, invece fornire delle categorie di analisi che permettano di recuperare terreno sul piano della progettazione organizzativa e delle politiche di gestione delle persone, perché lì dentro forse si può lavorare a restituire un po' di fiducia e di orgoglio anche ai dipendenti pubblici come leva di gestione dei servizi pubblici e più complessivamente per contribuire a politiche della fiducia invece che della sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche. Rapidamente sul primo punto, come abbiamo lavorato, vorrei andare, se mi consentite, salto la parte in cui racconto metodologicamente come ci siamo mossi. Abbiamo studiato 10 aziende casa, no? Che sono gli enti economici in genere, ma non solo, tra questi ci sono anche enti pubblici non economici o SPA, imprese pubbliche, che gestiscono patrimonio pubblico e lo fanno per dare una risposta al bisogno di casa che c'è nelle fasce di popolazione più fragili. E sono spesso al centro di polemiche importanti, no? Rispetto all'inadeguatezza del patrimonio abitativo, rispetto all'inadeguatezza, l'incapacità di rispondere ai bisogni emergenti di casa che ci sono nel nostro paese. Per lavorare sull'obiettivo che ci siamo detti, capire qual è il livello di allineamento strategico, no, tra il dichiarato e l'agito, siamo andati a vedere effettivamente, siamo partiti col guardare quali sono i criteri di accesso per entrare nelle liste d'attesa e ottenere avere diritto ad una casa pubblica. È interessante perché lo strumento principale che viene utilizzato è il bando, che definisce dei criteri. E tali criteri sono talmente laschi per cui in alcuni contesti la stragrande maggioranza della popolazione teoricamente avrebbe i requisiti per fare domanda ed entrare in lista d'attesa. Poi non lo fa la maggior parte delle persone, perché noi sappiamo che l'80% della popolazione italiana vive in casa di proprietà o ha una casa di proprietà, quindi non, anche se è in condizioni di fragilità sociale, perché sappiamo che questo fenomeno è un fenomeno che caratterizza il contesto del nostro paese.
Questo è curioso perché sostanzialmente è un po' come dire che non ci sono dei criteri veri di selezione, è un po' dentro tutti, ma dentro tutti non è vero, perché poi nelle liste d'attesa, le liste d'attesa lunghissime fanno sì che siano soltanto i primissimi in graduatoria che riescono effettivamente ad entrare. E i primissimi in graduatoria chi sono? I primissimi in graduatoria sono persone con estreme fragilità, che entrano in virtù del fatto che in realtà la numerosità, diciamo, degli alloggi che si liberano ogni anno sono molto pochi. Noi quindi ci aspetteremo di vedere persone di questo profilo. Se invece andiamo a vedere chi abita in queste case, profilando l'utenza che abita in queste case, possiamo vedere una cosa forse non sorprendente, ma che la stragrande maggioranza, cioè il profilo tipico di chi abita le case popolari delle nostre grandi città, sono persone anziane che abitano da sole. A fronte del fatto che i poli fragili, diciamo al fronte della povertà rispetto al quale dare delle risposte importanti, in cui il tema della casa è un tema cruciale, sono invece, come dice l'Istat, abbiamo preso questo articolo dell'Avvenire, sono le famiglie numerose e i giovani. Come mai questa cosa, questo grande disallineamento? Perché sostanzialmente chi entra nella casa popolare, per come sono disegnate le regole, non ne esce più, quindi sono persone che sono entrate 30, 40 anni fa e sono rimaste dentro queste case. Non stiamo certamente parlando della fascia, diciamo, più forte della popolazione, ma probabilmente neanche della più fragile o che ha dei bisogni diversi rispetto a quelli, diciamo, della casa delle famiglie numerose. Questo dà luogo al fenomeno, diciamo, della permanenza legato di persone che una volta che entrano stanno tutta la vita sostanzialmente nelle case popolari. Questo dà luogo anche a un patrimonio largamente sottoutilizzato, nel senso che le case popolari disegnate per un mondo che non c'è più, famiglie numerose, quindi case anche abbastanza grandi, hanno dentro un anziano da solo che probabilmente vive con la pensione, è appena in grado di pagare il canone sociale, diciamo, della casa, ma difficilmente è in grado di pagarne i costi di gestione, che di solito in queste case sono molto alte. Pensate ai costi di riscaldamento in case che energeticamente sono largamente inefficienti. Questo dà luogo anche a forme di morosità importante, soprattutto sui costi di gestione, e soprattutto al fenomeno del sottoutilizzo, cioè abbiamo case gigantesche vuote, quindi abbiamo un modo di utilizzare le risorse che abbiamo che non risponde ai bisogni degli anziani, perché gli anziani in queste condizioni di vita probabilmente non è per loro la soluzione migliore. Occupa però patrimonio pubblico, cioè utilizza risorse pubbliche senza rispondere invece ai bisogni delle fasce più fragili, prestando il fianco in buona sostanza alla narrazione per cui la mala gestione e l'incapacità di dare risposte ai cittadini. Abbiamo provato a fare alcune riflessioni, che poi saranno quelle che metteremo nel report, che però più che concentrarmi su quelle che si possono fare i policy maker che si occupano di questo tema, ci interessa più che altro portarci a casa il metodo di analisi che si può riportare su altri contesti, cioè sulla necessità di partire da mettere a fuoco bene chi sono i destinatari reali del servizio, tra quelli, diciamo, ideali e quelli poi effettivamente reali, per capire effettivamente come riorientare, ripensare nella progettazione del servizio, non necessariamente nelle grandi politiche d'insieme, ma dentro la progettazione del servizio, come fare a restituire valore a quelle fasce di popolazione a cui ci vogliamo rivolgere. Chiederei a Leonora di raccontarci gli ultimi due temi. Grazie, non so se mi sentite. Sì. Ok, perfetto, perché mi scompare la schermata Teams, quindi buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie per questa occasione. Cercherò di essere molto rapida per stare nei tempi. La seconda linea di ricerca parte in qualche modo dal presupposto che i servizi siano in qualche modo quel sottoinsieme dell'ente che però ne rappresenta il volto, cioè quello che accade nel contatto tra il personale dei servizi e i cittadini contribuisce in larga misura a determinare l'idea che poi i cittadini stessi si fanno del servizio e dell'ente. Cioè, pensate, per fare un esempio molto pratico, al caso dell'ufficio postale, quando ci pensiamo ci sovvengono alla mente immediatamente tutta una serie di stereotipi che non necessariamente, anzi di solito non è così, corrispondono a
la totalità, l'insieme del valore generato da Poste Italiane, dalle attività fatte da Poste Italiane. Ciò non di meno, l'idea che gli utenti si fanno con quell'esperienza in mente contribuisce molto appunto a forgiare poi la modalità anche con cui si interfacciano con l'ente stesso. Quindi l'obiettivo del progetto di ricerca è sostanzialmente quello di dotare le amministrazioni di un framework di lavoro che possa valorizzare, cioè riconoscere prima di tutto lo spazio di collaborazione con l'utente nei servizi e valorizzarla. E può essere molto valido in tutta quella moltitudine di politiche pubbliche che richiedono in qualche modo la compartecipazione dell'utente per aumentarne l'efficacia. Quindi, ad esempio, pensate anche solo alle politiche ambientali, le politiche dell'istruzione e così via. Abbiamo pensato non solo di fornire un framework teorico che, come anticipava la collega, si basa sulla letteratura di public value e di service management, oltre che ovviamente di trust, ma anche di testarlo su una misura in modo da dare immediatamente una valenza operativa al contributo e allo stesso tempo contribuire al dibattito su il funzionamento di una misura senza precedenti, come quella del reddito di cittadinanza, nel caso delle politiche di contrasto alla povertà. Anche in questo caso andrei abbastanza, sorvolerei la parte di metodo per stare sui risultati preliminari che abbiamo raccolto. Abbiamo scelto il caso del reddito di cittadinanza per traguardare i nostri obiettivi perché ci sembrava interessante per almeno tre ragioni. Il primo è che per sua stessa natura il reddito di cittadinanza ha nel proprio DNA la collaborazione, perché il senso stesso, anche terminologico, di parlare di patto per il lavoro, patto per l'inclusione sociale, ha come implicazione il fatto che ci siano due parti, possono essere i servizi sociali o i centri per l'impiego e il cittadino, che in qualche modo concordano un percorso per uscire da una situazione di fragilità attraverso la partecipazione economica da un lato e una serie di attività messe in campo da questi attori dall'altra. Quindi è proprio nel DNA del reddito di cittadinanza la componente di collaborazione, perché la capacità di aumentare l'impiego di questi soggetti non dipende solo dall'attività delle AFOL metropolitane o delle agenzie per l'impiego di trovare offerte, ma anche dalla volontà e dalla capacità del cittadino di accettarle, impegnarci e in qualche modo appunto portare avanti un proprio percorso. Quindi questo era il primo punto fondamentale. Secondo, il reddito di cittadinanza prevede la compartecipazione di più entità, di più soggetti istituzionali e dal nostro punto di vista la buona riuscita, ma anche quella del legislatore, la buona riuscita della misura non dipende dalla sommatoria di prestazioni erogate dai singoli soggetti, quanto più dalla capacità di orientare e integrare le azioni di questi enti con l'obiettivo di generare valore per l'utente finale, che è molto diverso, qui non c'è lo spazio, diciamo, per approfondire, che è molto diverso appunto da immaginare che INPS, servizi sociali, eccetera, facciano solo, come dire, una mera erogazione fine a se stessa di una competenza specialistica. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma sorvolerò. Quello che abbiamo fatto nella prima fase è stato sostanzialmente, con queste premesse in mente, chiederci in che modo l'attuale configurazione del servizio aumenti o sfavorisca in qualche modo la collaborazione con l'utente finale. E siamo partiti da un'area circoscritta, che è quella del Comune di Milano, anche qui per due ragioni. Da un lato, l'alto numero di beneficiari, così come emerge dai dati dell'Osservatorio INPS, e dall'altro lato perché ha una città con una storia di capitale istituzionale di collaborazione che spicca nel territorio nazionale come buona pratica per appunto le esperienze raccolte nel passato. La prima cosa che abbiamo fatto, su cui abbiamo concentrato gli ultimi mesi, è stato quello di ricostruire in qualche modo la filiera del servizio, le componenti dello stesso, del reddito di cittadinanza, con alcuni informatori di primo livello, diciamo, che conoscono bene la misura, per capire quali sono gli snodi in cui avviene la compartecipazione, la collaborazione con l'utente. Al momento abbiamo sentito INPS a livello sia di direzione centrale che di direzione provinciale, anche sentendo altre province oltre a Milano per
darci comunque l'occasione di sentire anche se le stesse percezioni che ci sono in città sono state riscontrate in altri territori e il Comune di Milano. Quindi i primi elementi che emergono non tengono conto della partita Agenzie per il Lavoro perché verranno sentiti nelle prossime settimane, quindi prendete questi elementi come legati ai patti per l'inclusione e alla componente più di contrasto alla povertà della misura. Quello che abbiamo capito è che in realtà a discapito della natura ad alta collaborazione tra istituzioni e cittadino, in realtà questa parte di partnership nei fatti non c'è, perché guardando i dati del Comune di Milano, a livello di servizi sociali, il tasso di caduta tra persone che risultano beneficiari del trasferimento economico e che poi effettivamente vengono sentiti dai servizi sociali è del 90%, e non è colpa di nessuno, come dire, poi nel report verrà spiegato meglio, ma nei fatti l'utente ad oggi, l'unica istituzione che vede, l'utente medio, è il CAF, che non è neanche un'istituzione pubblica, al momento di presentazione della domanda, segue una prestazione quasi, come dire, un'attività quasi industriale di INPS che in tempi veramente molto rapidi riesce a fare i controlli automatizzati per avviare il trasferimento economico e poi si apre un vuoto in cui la pubblica amministrazione diventa una sorta di fantasma che non viene più visto e quindi, come dire, l'intento di utilizzare questa misura come spazio di lavoro per riavvicinare il mondo dei cittadini più fragili e le istituzioni. Poi in qualche modo un buco nell'acqua e piuttosto che alimentare un atteggiamento collaborativo sembra quasi orientare di più verso un atteggiamento predatorio in cui come dire, si prende quello che si può da ciascun pezzo delle istituzioni. E questo assetto è dovuto al fatto che manca a tutti gli effetti oggi un attore che si faccia in qualche modo regista e guida di tutto il processo, dalla presentazione della domanda fino al monitoraggio dei patti di inclusione e che quindi fa sì che siamo ancora in una logica che prima abbiamo chiamato di prestazione, quindi in cui ciascuno prova a fare il suo nell'ambito della competenza affidata a livello istituzionale, mentre dall'altro lato, come dire, la parte di presa in carico complessiva viene un pochettino a mancare, quindi ci sarebbero altre cose da dire, ma lo rimanderemo al report in un'altra occasione. Ci tengo solo a sottolineare rispetto alla terza linea di lavoro di cui la collega Saporito ha già tratteggiato il razionale, il nostro obiettivo è quello di riuscire con un approccio in questo caso più quantitativo e anche meno pratico, se volete, ma più orientato a una ricerca accademica in senso stretto, quindi che sconfina meno nel mondo della pratica, almeno nella fase di ricerca. Quello che vogliamo fare è provare a capire semplicemente quali sono delle variabili all'interno dell'organizzazione che possono orientare alcuni tipi di comportamenti desiderabili rispetto ad alcuni che invece sono considerati indesiderabili. Quindi qual è lo spazio di lavoro organizzativo per alimentare un clima di fiducia all'interno o di sfiducia? E il primo output, è, come dire, il modello teorico in cui siamo andati a, dopo una estensiva review della letteratura, identificare le variabili che in qualche modo dal nostro punto di vista possono influenzare il comportamento dei dipendenti, sono quelli che vedete in questa slide. Siamo attualmente nella fase di somministrazione del questionario. Inizialmente, come forse avete intravisto nella slide precedente, l'idea era quella di somministrarlo nel mondo dell'RSA. Come capite, potete immaginare, in questo momento è un mondo un pochettino delicato, quindi stiamo avendo dei problemi gestibili, diciamo delle difficoltà dovute alla contingenza, però ci sembrava importante quantomeno darvi contezza del modello teorico che abbiamo costruito. Quindi mi fermerei qui. Grazie. Purtroppo i tempi sono quelli che sono e quindi gli spunti sono già molto interessanti. Speriamo di avere poi tempo alla fine delle relazioni per poter sollevare qualche riflessione. Lascio la parola alla professoressa Gaetana Morganti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per l'esposizione del
del progetto LEI, Legalità, Etica e Inclusione per un sistema efficiente e partecipato di prevenzione della corruzione nella PA. A lei la parola. Grazie professoressa, anche io mi unisco ai ringraziamenti delle colleghe che mi hanno preceduto, a lei, alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al Presidente Battini per questa straordinaria opportunità. Vi presento, spero nei 15 minuti assegnati, lo stato di avanzamento del nostro progetto. Possiamo andare avanti. Ecco, in particolare passerò molto rapidamente in rassegna la visione complessiva del progetto e la metodologia prescelta. Vi darò un rapidissimo overview dello stato di avanzamento delle attività con una indicazione più dettagliata sui diversi gruppi tematici presenti all'interno del progetto, ma tra loro molto sinergici, che sono un gruppo, diciamo così, legal, che ha competenze in diritto costituzionale, amministrativo, comparato e penale. Una componente estremamente importante anche in linea con l'area di intervento per cui abbiamo avuto l'onore di essere finanziati, cioè quella di etica pubblica, e un gruppo orientato sui temi di management pubblico e social marketing. Alla fine della presentazione vi darò una brevissima indicazione di come intendiamo proseguire. Possiamo andare avanti, ancora avanti. E ecco, il concept fondamentale del progetto era quello di definire, misurare il malaffare pubblico oltre, diciamo, il criticato Corruption Perception Index, e partendo da un approccio casistico che però, come dirò a brevissimo, traendo le mosse dalla giurisprudenza, nucleasse una tassonomia di casi da utilizzare poi nell'ambito di tutti i gruppi tematici della ricerca. Abbiamo con il supporto dei nostri esperti in filosofia morale ed etica pubblica, cercato di definire tecnicamente cosa intendiamo per sfiducia dei cittadini, veicolando in questo modo un approccio che vada oltre la repressione e verso la partecipazione di tutti i players del settore alla definizione di strategie di ricostituzione del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Il metodo che abbiamo utilizzato è, come dicevo prima, spiccatamente interdisciplinare in termini intra ed extragiuridici, basato su una combinazione tra ricerca, diciamo così, teorica di base e ricerca sul campo, e un'ampia inclusività di tutti i soggetti coinvolti. Possiamo andare rapidamente avanti. Questa è una infografica, appunto, che mi piaceva sottoporvi per darvi l'idea di come abbiamo cercato di lavorare in sinergia tra i vari gruppi tematici. Andiamo ancora avanti. Avanti ancora. Ecco, questo è lo stato d'avanzamento molto sinteticamente del nostro programma. Ci troviamo appunto nella seconda serie di frecce. Abbiamo finalizzato e li invieremo come allegati alla relazione intermedia il database della documentazione giurisprudenziale legislativa dei gruppi IUS. Abbiamo raccolto documentazione anche in tema di best practice, di papers, di standards nazionali e internazionali. Abbiamo operato un'analisi casi sia in ambito giuridico sia in ambito di etica pubblica. Abbiamo elaborato un set di valori condivisi, un rapporto tecnico, filosofico-morale sulla crisi dei valori. In ambito management abbiamo elaborato un protocollo di ricerca con la selezione di alcuni casi studio, e è pronto il draft della prima cross-sectional survey che, da cronoprogramma condiviso con SNA, somministreremo tra gennaio e febbraio. Possiamo andare avanti.
Vado molto rapidamente. Questo è lo stato di avanzamento del gruppo di diritto costituzionale amministrativo che ha passato in rassegna la legislazione italiana e la giurisprudenza, evidenziando gli sviluppi più significativi, con un focus sul primo dei tre casi studio che anche in proposta avevamo indicato, cioè il comparto sanità, dando conto dei rischi generali specifici teorici e on the ground del rapporto tra piano nazionale anticorruzione e piani locali. Possiamo andare avanti? I risultati attesi. Abbiamo, come vi dicevo prima, già finalizzato i due deliverables dell'analisi empirica dei casi, della tassonomia e dell'analisi della giurisprudenza. Nella seconda parte del progetto, l'output della ricerca sarà quello di proporre indirizzi generali di ricalibratura della prevenzione sulla base dei risultati ottenuti nella prima parte. Possiamo andare ancora avanti. Come dicevo, abbiamo ampliato ulteriormente lo sguardo anche ad una serie di sistemi che ci sono sembrati interessanti da comparare con quello italiano, operando una valutazione di efficacia delle politiche anticorruzione, tenendo conto del framework legislativo che comprende non solo gli obblighi internazionali e quelli derivanti dal diritto dell'Unione Europea, ma anche estremamente importanti fonti di soft law. Possiamo andare avanti? In particolare abbiamo selezionato fattori macro e micro che influenzano il legal framework dei paesi target ai quali abbiamo pensato di rivolgere la nostra indagine comparata, in particolare il Belgio, il Regno Unito, la Spagna. Abbiamo anche affiancato a questi tre paesi screening dei primi della classe secondo il ranking CPI, cioè dei paesi della penisola scandinava, per valutare la possibilità di individuare delle interrelazioni tra il livello di fiducia delle istituzioni, l'indice di percezione della corruzione e la natura delle istituzioni preposte ai controlli. Proprio per differenziare tra loro i casi abbiamo scelto paesi che sono organizzati sotto quest'angolo visuale in modo estremamente diverso. Abbiamo infine esaminato anche le politiche di spesa come fattore di cui tenere conto nella selezione dei casi. Possiamo andare avanti con appunto il gruppo che più mi riguarda, che è quello di diritto penale. Abbiamo appunto esaminato la questione legata alla ristrutturazione del rapporto di fiducia cittadini-istituzioni, partendo innanzitutto da una analisi di ambiente, di contesto, dei fenomeni della maladministration, tenendo conto appunto della disfunzionalità di un approccio esclusivamente repressivo e quindi della possibilità di una stessa crisi di legittimazione dello stesso strumento legislativo. Possiamo andare ancora avanti. Vi dicevo prima degli output intermedi che abbiamo finalizzato, l'analisi casi ed elaborazione tassonomia sulle fattispecie di maladministration che sono desumibili dal setting del codice penale e in particolare con una definizione del malaffare assolutamente estensiva, che si è giovata anche di una raccolta di documentazione, non soltanto, come dicevo prima, di hard law, ma anche di soft law, e in particolare abbiamo raccolto una serie di rapporti di documentazione di varie istituzioni nazionali, internazionali, di organizzazione della società civile, variamente coinvolte nel tema. Possiamo andare avanti?
L'obiettivo è quello di giungere attraverso questa background analysis ad una prospettiva di modernizzazione riflessiva e di prevenzione proattiva del rischio reato, anche importando ovviamente nei limiti della compatibilità alcuni strumenti, quali per esempio quelli suggeriti dal decreto legislativo 231, anche nell'ambito della pubblica amministrazione. Possiamo andare avanti. Qui vado molto rapidamente perché si tratta fondamentalmente di, del piano di attività della seconda parte del progetto, che è appunto fondato sulla volontà di proporre protocolli organizzativi della pubblica amministrazione fondati proprio su una implementazione delle attività di prevenzione e una sincronizzazione, ecco, tra la riorganizzazione e le policy di gestione della discrezionalità amministrativa e la criminal due diligence degli stessi processi. Possiamo andare avanti? E andiamo appunto alla riflessione di etica pubblica che ha visto elaborare, siamo già pronti come da cronoprogramma per inviarli in allegato alla relazione, il set di valori condivisi, i profili etici dell'analisi casi e un report sulla fiducia. Possiamo andare avanti. La domanda principale unificante è stata quella di elaborare in strettissima sinergia con i gruppi legal il versante etico di tutto quello che siamo andati ad analizzare in termini di legal framework. Possiamo andare avanti. In particolare sono stati esaminati i casi che erano stati precedentemente selezionati dal gruppo di ricerca di diritto penale e sulla base di questo possiamo ancora andare avanti, è stata fatta proprio una analisi etica attraverso una distinzione tra valori operativi, che sono quelli più diciamo funzionali al processo, processo decisionale, al procedimento amministrativo, e i valori fine. Possiamo ancora andare avanti. Qui vado davvero molto veloce perché si tratta di una rapida descrizione dei deliverables, il set dei valori condivisi, come vi dicevo prima, base giuridica e screening etico con questa distinzione tra valori operativi e valori fine. Possiamo ancora andare avanti. Qui li vedete esemplificati, quindi diligenza, correttezza, equità, imparzialità, ad esempio per i valori operativi, e interesse generale, economicità, efficienza, parità di trattamento, tra gli altri per i valori fine. Possiamo ancora andare avanti. E qui abbiamo appunto ripreso la casistica che è stata elaborata dal gruppo di diritto penale per effettuare uno screening etico sulla base di alcuni cluster che abbiamo identificato nella trasparenza, nel conflitto di interessi, nell'arbitrato, nel whistleblowing, che rivedremo tra pochissimo anche nell'operazione di marketing sociale, e nel profilo di corruttibilità del funzionario pubblico. Possiamo ancora andare avanti? Possiamo ancora andare avanti qui perché appunto riprende più analiticamente quello che vi dicevo prima sul screening etico dei casi. Possiamo ancora andare avanti e questo era l'ultimo deliverable del gruppo di etica pubblica previsto da cronoprogramma per gennaio e ci tenevamo molto proprio perché è il punto di partenza, lo zoccolo duro necessario per poi attivare la pars construens della seconda parte. Possiamo ancora andare avanti. Questo è il report sulla fiducia, dove, essendo il volano della nostra linea di intervento, abbiamo dato, appunto, abbiamo cercato di dare una definizione filosofico-morale della fiducia, applicandola poi concretamente alla tassonomia dei casi che abbiamo indicato in vista di proposte di policy da elaborare nella seconda parte. Possiamo ancora andare avanti? E qui ancora possiamo andare avanti.
per passare appunto all'area, diciamo, più manageriale. La nostra idea è stata quella di individuare appunto un rapporto sinergico tra il Green Public Procurement e la prevenzione e il contrasto al malaffare. Possiamo ancora andare avanti. In particolare, appunto, il Green Public Procurement è, diciamo, il suo grandissimo rilievo anche in ambito europeo, che recentemente è stato conferito da parte delle istituzioni europee stesse in linea con gli obiettivi SDGs, e nella nostra idea un fondamentale driver, un possibile fondamentale driver di ristrutturazione della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Come possiamo andare avanti? Attraverso appunto un protocollo di ricerca che abbiamo fondato sul concetto di ambiderexity. È un concetto, diciamo, della teoria dell'innovazione che abbiamo proposto di applicare alle pubbliche amministrazioni, cercando di lavorare per indicare delle linee utili a renderle più ambidestre, cioè allo stesso tempo efficaci, efficienti, integre. Questo lo abbiamo fatto scegliendo la metodologia del caso studio, cioè fondando la nostra ricerca non soltanto sulla elaborazione, diciamo, di background, ma anche su casi studio di successo, che in particolare possiamo ancora andare avanti. Abbiamo appunto individuato, operando poi attraverso interviste semistrutturate, indagini sul campo, raccolta di casistica, fondato appunto sullo screening di questi casi di successo, con particolare riguardo al loro ambiente esterno, all'organizzazione, al commitment del top management e a quello dei dipendenti, con un focus che poi rivedremo tra pochissimo nella ultima parte, dove vi parlerò molto rapidamente delle operazioni di marketing sociale, che coinvolge alcune amministrazioni locali che a nostro parere possono essere particolarmente utili nella analisi progettuale. Possiamo ancora andare avanti? Possiamo anche qui ancora andare avanti per giungere, vi rubo veramente altri 2 minuti soltanto, alla operazione di social marketing che abbiamo proposto proprio nell'ottica della I dell'acronimo LEI, cioè della inclusione. Come abbiamo portato avanti una Audience Listening Research, in particolare stimolando con un approccio bottom-up processi partecipativi e somministrando una survey che diciamo, indaghi il livello di commitment, diciamo, delle pubbliche amministrazioni, il livello di fiducia dei cittadini attraverso 3 pillars che sono la identity, la corruption perception e la communication. E in particolare, per elaborare questa cross-sectional survey, abbiamo, visto che non c'era molta letteratura specifica, tratto le mosse dalla elaborazione della letteratura in materia di commitment dei, diciamo, dipendenti di istituzioni pubbliche e private, adattandola alla nostra ricerca che, diciamo, si rivolge in termini di popolazione, ovviamente ai cittadini. Questa elaborazione è stata portata avanti in strettissima sinergia sia con i gruppi IUS sia con il gruppo di etica pubblica, proprio nell'ambito di un processo di co-design di modelli preventivi che possano essere responsive rispetto alla corruzione. Andiamo rapidamente avanti.
Qui vediamo il diciamo, cronoprogramma delle attività di marketing sociale, come da cronoprogramma condiviso abbiamo elaborato e stiamo per lanciare la prima cross-sectional survey, alla quale appunto poi seguiranno un Discrete Choice Experiment, perché diciamo elaboreremo i risultati della survey per raccogliere diciamo le preferenze dei cittadini e i livelli proposti, elaboreremo poi una campagna di comunicazione sui modelli preventivi e le policy che verranno elaborate dagli altri gruppi di ricerca, per poi effettuare in un tempo due una seconda cross-sectional survey per valutare appunto che cosa è cambiato tra un tempo zero di valutazione della percezione oggi e un tempo uno o due di diciamo feedback rispetto alle proposte. Possiamo ancora andare avanti? Possiamo ancora andare avanti. E rispetto appunto, e ho davvero chiuso alla programmazione delle prossime attività, sulla base appunto di quanto è stato raccolto ed elaborato nella prima parte, che aveva una finalità più ricostruttiva, proporremo delle policy volte appunto a individuare nei tre ambiti, quindi appalti pubblici, sanità, ambiente, rifiuti, dei modelli appunto maggiormente responsive ed inclusivi di contrasto del malaffare, quindi diciamo funzionali a ristabilire la fiducia con i cittadini. Io ho concluso e mi scuso anzi per aver preso qualche minuto in più. Grazie professoressa, no, siamo assolutamente nei tempi, appunto anche questo è un altro lavoro interessantissimo e esplora approcci diversi diciamo per lavorare su questo difficile concetto della fiducia. Lascio subito la parola alla professoressa Silvia Fedeli dell'Università La Sapienza di Roma per l'esposizione del terzo progetto Costruire la fiducia tra amministrazioni e cittadini, chiarezza comunicativa, coerenza delle policy e prevenzione dei crimini economici. Grazie professoressa e lascio la parola. Grazie a tutti, anche io mi unisco a tutti i ringraziamenti anche per aver potuto partecipare a questo interessantissimo convegno, cui ieri ho cominciato a apprezzarne tutti gli effetti benefici anche per la nostra ricerca. E la ricerca della Sapienza, almeno del nostro gruppo, si concentra soprattutto sulla chiarezza comunicativa, la coerenza della policy e la prevenzione dei crimini economici. E la relazione di oggi riprende più o meno, anzi aggiorna, quello che ho già raccontato nelle riunioni ristrette di dicembre e si divide in due parti. Nella prima parte vi do la linea principale della ricerca e poi vi racconto a che punto siamo e cosa stiamo facendo. Innanzitutto le linee della ricerca. Il progetto è diviso in due parti abbastanza distinte tra loro e legati da un filo conduttore comune che ha a che fare con i crimini economici. Perché i crimini economici? Perché sono quei crimini che sono percepiti dall'opinione pubblica come più non etici che illegali, e quindi c'è da un lato anche nella percezione collettiva del crimine una forma di tolleranza che tra l'altro si riscontra anche dal punto di vista delle policy e che ha delle conseguenze però estremamente importanti dal punto di vista economico che noi andiamo ad analizzare. Ci focalizziamo sulla prima parte della ricerca soprattutto su un argomento particolare, su un crimine particolare che è il caso della contraffazione. Perché la contraffazione e cosa c'entra con la pubblica amministrazione e la fiducia? È un crimine particolarmente interessante perché se ci pensiamo
L'Italia è al terzo posto dopo Stati Uniti e Francia nella lista delle economie danneggiate dalla contraffazione appunto per la violazione dei diritti di proprietà intellettuali, però è anche al secondo posto tra i paesi, dopo la Grecia, tra i principali paesi esportatori di prodotti contraffatti. La contraffazione sta sostituendo come giro d'affari criminali, no, non sta sostituendo, sta superando come giro d'affari addirittura la droga, è sotto il controllo delle mafie. E però è percepita in modo abbastanza curioso, perché da un lato un'indagine di Confcommercio del 2019 ci dice che un terzo degli italiani consuma prodotti contraffatti e che più del 70% dei consumatori crede che sia normale avere o consumare prodotti contraffatti. È tollerata politicamente perché può avere, soprattutto nella crisi precedente al Covid, l'economia sommersa collegata a questa attività criminale ha funzionato come cuscinetto sociale. Abbiamo osservato nella crisi economica che è partita in Italia nel 2008-2009 alcuni fatti interessanti. Per esempio, diminuiva la disoccupazione. Cioè aumentava la disoccupazione, ma aumentavano anche gli inattivi e probabilmente ci poteva essere un effetto tampone da economia sommersa. E quindi in un certo senso mantenerla poteva avere qualche ritorno politico. Poi abbiamo delle leggi molto rigide che vengono, per esempio, mi riferisco alla legge del 99 del 2009 oppure la 61 del 2010 o la legge numero 9 del 2013 che inaspriscono le sanzioni, il piano straordinario contro le mafie inasprisce gli strumenti investigativi, però di fatto le risorse destinate al contrasto a questo crimine sono ridotte pesantemente, quindi c'è un atteggiamento un po' assolutamente ambiguo e tanto che un procuratore della Repubblica, De Simone, ha individuato l'attitudine pubblica verso questo crimine è una cosa come se l'Italia lavorasse contro se stessa e proprio le ambiguità di policy sono il primo caso che noi vogliamo studiare e che vogliamo studiare in relazione agli effetti economici di questo crimine sulle esportazioni, importazioni, crescita economica e occupazione. E l'altro aspetto importante ha a che fare con quanto la polarizzazione dei redditi che si è determinata in seguito a una crisi molto forte originata nel 2008 e poi a quella successiva alla pandemia, agisce come il crimine economico, agisce come canale per nei confronti in senso di sfiducia verso le politiche della pubblica amministrazione. In questa parte ci ritorno dopo su questi aspetti indicandovi i risultati della ricerca. Quali sono i risultati che ci attendiamo da questa parte della ricerca? Innanzitutto di costruire una banca dati integrata che contenga dati sulla criminalità, sulla contraffazione e altri crimini economici. In modo tale da poter adattare i sistemi di prevenzione dei crimini economici, da poter studiare le possibilità per la pubblica amministrazione di adattare i sistemi di prevenzione dei crimini economici alla sostenibilità dal punto di vista degli oneri amministrativi. In secondo luogo, l'altro aspetto della ricerca che ci riguarda è quello di vedere come il crimine economico ha effetti in termini di disuguaglianza dei redditi e
come questo, la disuguaglianza dei redditi e il canale del crimine economico si riflette in un maggior o minor grado di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione. La seconda parte del progetto si concentra su un altro crimine economico che è appunto l'evasione fiscale. In particolare in questa parte del progetto noi ci focalizziamo nel legame tra evasione fiscale, fiducia dei cittadini e rapporto dei cittadini con le autorità fiscali. In questo ambito sostanzialmente per gran parte degli sviluppi noi utilizziamo il metodo sperimentale e in particolare in seguito a esperimenti sia di laboratorio che sul campo cerchiamo di analizzare come diversi atteggiamenti della pubblica amministrazione, soprattutto dell'amministrazione fiscale, possono cambiare i comportamenti dei contribuenti. Su questo abbiamo dei ritorni dal punto di vista della letteratura internazionale, che per esempio esperimenti sul campo ci supportano l'idea che il cambio di atteggiamenti dell'amministrazione fiscale verso i contribuenti possono avere effetti anche più rilevanti di interventi mirati ex post da parte del fisco, cioè il passaggio da metodologie di controllo e sanzione ex post, cioè una volta che è stato rilevato il crimine economico, a comportamenti di contatto più o meno permanente con i contribuenti, possono avere effetti su una modifica dei comportamenti. E in questa parte del progetto noi, questo ci ritorno dopo andando a individuare quello che stiamo facendo. Il secondo pezzo del progetto invece ha a che fare con quanto l'informatizzazione, la possibilità di avere contatti più veloci con la pubblica amministrazione tramite contatti elettronici, la possibilità di poter partecipare a consultazioni pubbliche e anche la possibilità di prendere parte al processo decisionale tramite la diffusione dei servizi online permette un miglioramento delle relazioni con la tra cittadini e pubblica amministrazione, sempre nell'ambito del crimini economici. La seconda parte del progetto in generale è per lo più indirizzata a fornire o rafforzare le basi delle policy in cui il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazioni pubbliche migliori la performance economica. Lo stato attuale della ricerca in questo ambito, nelle linee che ho velocemente raccontato rispetto del progetto, noi ci muoviamo in gruppi separati. Una parte di noi, in particolare io, Becky Rai e Giuriato, ci stiamo concentrando sullo studio della contraffazione e abbiamo già in questo senso già pubblicato un articolo sull'European Journal of Political Economy proprio in relazione a come la tolleranza del crimine economico possa avere effetti nel caso specifico sul commercio in Italia, e in questo saggio dimostriamo proprio come il crimine economico, dal punto studiato empiricamente, ha un effetto ambiguo proprio sull'economia, nel senso che da un lato c'è un effetto positivo del crimine, nel senso che ha degli effetti
dei ritorni positivi, ma nelle variabili economiche studiate, ma è un effetto negativo, nel senso che la profittabilità del crimine economico riduce la parte buona, la parte legale dell'attività economica, e tra l'altro dimostriamo anche che l'effetto netto è negativo, come questo dipenda anche dall'ambiguità delle politiche economiche, delle politiche fiscali utilizzate. In linea con il saggio già pubblicato, ci stiamo concentrando in questo momento sull'aggiornamento della banca dati che vogliamo fornire, che sarà un output della ricerca, che in parte è stata già completata per quanto riguarda gli indicatori economici, gli indicatori della contraffazione. Aspettiamo un contributo, speriamo fortemente su un contributo, di un supporto della SNA per avere i dati forniti dal Ministero della Giustizia, ma per esempio ieri sera nella sessione sulla giustizia ho sentito che c'è una grande disponibilità proprio del Ministero della Giustizia a fornire e supportare ricerche fornendo dei dati, i dati che loro sono in grado di produrre, e anche dei dati sui bilanci consuntivi dei comuni, in modo tale da estendere la ricerca perlomeno fino al 2018, anno in cui abbiamo i dati definitivi forniti dall'Istat per le variabili economiche, e vedere come, per esempio, il crimine economico, in particolare la contraffazione, possa avere effetti in termini di occupazione e di crescita alla luce di due crisi economiche rilevanti, quella originata nel 2008, ma anche quella successiva al Covid. C'è un'altra parte della ricerca su cui si stanno concentrando Palmisano e Sacchi, che sempre in relazione al crimine della contraffazione, stanno studiando la relazione esistente tra disuguaglianze dei redditi che si sono generate dopo la crisi economica, due crisi economiche importanti, e la fiducia sulla pubblica amministrazione, con un focus sull'impatto del crimine economico in questa crisi di fiducia. L'importanza del crimine economico in questo ambito emerge dal fatto che, per l'appunto, la criminalità organizzata sta occupando parti importanti del mercato, e quindi di fatto sta costituendo una sorta di cuscinetto a tutte quelle attività su cui lo Stato non può intervenire per mancanza di mezzi oppure per impossibilità di vario tipo, e quindi di fatto può ridurre la cioè si può determinare una situazione di sfiducia nei confronti dello Stato, privilegiando le organizzazioni criminali. In questo ambito, e lo allegheremo anche noi alla relazione intermedia che dobbiamo fare. L'obiettivo della ricerca è quello di innanzitutto fornire una banca dati, fare un po' una survey di quello che è lo stato dell'arte a livello internazionale. In questo momento Palmisano e Sacchi si stanno occupando della ricognizione dei dati, che credo sia già terminata, perché so che già stanno facendo le prime stime, per verificare quello che sta succedendo nello stesso ambito, dicevo, in circa 30 paesi dell'OCSE, considerando indicatori di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione con la fonte dei dati di Eurobarometer, con gli indicatori disponibili forniti da Eurostat per quanto riguarda la disuguaglianza, e con l'utilizzazione delle stime sull'economia sommersa a
aggiornate fornite già da Elgin e Ozzonani nel 2012 e gli indicatori di e-governance forniti dall'OCSE. L'obiettivo in prospettiva, in questo ambito già Palmisano e Sacchi stanno ottenendo i primi risultati, in prospettiva l'analisi si concentrerà su un panel di dati regionali italiani in modo da verificare se gli stessi risultati vedo che compare, ho quasi fatto. Se la stessa cosa può essere replicata per le regioni italiane, la seconda parte un'altra parte della ricerca è concentrata su esperimenti. In particolare adesso io, Giovanni Di Bartolomeo e altri collaboratori stiamo completando un esperimento di laboratorio in cui stiamo studiando gli effetti dell'azione dei contatti della pubblica amministrazione sulle decisioni di evasione. L'esperimento è stato fatto in questo caso in laboratorio e la novità rispetto a quelli agli esperimenti di laboratorio già fatti è quello di far intervenire a un certo punto del processo di decisione se evadere o no l'amministrazione fiscale. Con varie modalità, per esempio, dai primi risultati piuttosto interessanti, quello che emerge è che laddove ci siano dei contatti tra la pubblica amministrazione e i contribuenti, anche in quei casi in cui il contatto non è di minaccia, cioè non arriva la lettera del fisco che dice: "Non, guarda, tu sei stato scelto, quindi io ti controllerò", ma soltanto gli ricorda che sta per dichiarare, siamo arrivati al momento della dichiarazione delle imposte e glielo ricorda. Ecco, certe forme di contatto hanno effetti sulle scelte di evasione fiscale. Anche questo siamo quasi alla conclusione, stiamo ottenendo le prime stime che confermano che è un atteggiamento anche solo di comunicazione non informativa può avere effetti sulle scelte dei contribuenti. L'ultima parte del progetto, anzi no, la penultima, ha a che fare su una serie di esperimenti sul campo sul quale ci stiamo concentrando io, Giovanni Di Bartolomeo, Giuseppe Ciccarone e anche altri collaboratori, in collaborazione con il Comune di Roma, in cui fa stiamo facendo degli esperimenti verificando le varie modalità con cui l'autorità fiscale si può interagire nel momento delle decisioni dei contribuenti con i contribuenti. In questo caso la platea è l'universo dei contribuenti che non hanno dichiarato, cioè tutti coloro a cui il fisco sta per mandare la lettera verde perché sono stati scoperti come morosi, e tramite il Comune di Roma noi abbiamo inserito in aggiunta alla lettera di richiamo varie forme di comunicazione del fisco con i contribuenti. E quindi in questo campo la faccenda è abbastanza interessante perché abbiamo una platea molto ampia, una serie di imposte che sono state che richiedevano questo intervento da parte del Comune abbastanza elevata, c'è cioè la Tari, CIP, COSAP, IMO, con varie tipologie di contribuenti con i quali noi verifichiamo rispetto all'assenza di comunicazioni vari modelli della pubblica amministrazione di contatto. Per esempio il modello aggressivo, evadere è un reato, quindi vergognati, cosa hai fatto, perché paga immediatamente. Il modello persuasivo, tipo il fisco ricorda che forse è stata una dimenticanza non aver dichiarato le imposte, quindi sollecita richiamandolo ai suoi doveri etici. Il richiamo, terzo caso, il richiamo al social stigma, così evadendo le imposte sta facendo un danno sociale, quindi
ti invitiamo a riparare al reato commesso. In questo caso siamo ancora in attesa delle risposte. Sì. La prego, perché il tempo è tirannissimo. Non abbiamo, poi purtroppo alle 11 dobbiamo chiudere, abbiamo ancora tante persone che vogliono parlare. Grazie. Sì, l'ultimo aspetto della ricerca ha a che fare con l'analisi empirica degli effetti dell'adozione dei servizi online da parte della pubblica amministrazione, e è l'aspetto di cui si sta occupando Agnese Sacchi, che poverina, per la seconda volta nella mia presentazione del processo è stata un po' sacrificata, e anche questa volta rimando alle slide l'individuazione della sua analisi e dei risultati preliminari che sta ottenendo con i suoi studi. Grazie a tutti. Mi dispiace, magari la prossima volta, se ci sarà, facciamo. La prossima volta cambierò completamente l'ordine e parlo. Comunque, ma magari c'è, io diciamo ci tenevo, abbiamo anche degli altri ospiti. No, ha ragione lei, scusi. Anzi. Siccome gli spunti sono tantissimi, sono sempre, adesso io e anche a nome della SNA, questo impegno in cui ci siamo andati a confrontare su questi finanziamenti, mi sembra, su questi progetti, mi sembra che stiano andando avanti molto, in maniera molto, molto attiva e molto interessante, e soprattutto che vedo con soddisfazione che i livelli di intervento sono di vario tipo, interdisciplinari e anche per destinatari, per progetti, quindi sono focus che secondo poi integrati fra di loro, veramente può venire fuori un lavoro e un insieme di lavori molto, molto utili e molto interessanti per la pubblica amministrazione. Volevo solo notare, diciamo, il filo conduttore di questi tre progetti, secondo quello che ho potuto percepire, è che nel primo, da un'analisi empirica dei vari servizi pubblici, si arriva a lavorare su quella che è l'insieme, la strategia. Quando ha detto le professoresse hanno parlato di logica della prestazione, quindi sempre dell'adempimento e non più, quindi visione d'insieme, quindi manca una visione strategica e quindi manca qualcosa che ricomponga i vari pezzi e possa orientare tutto il servizio verso quelli che sono appunto i focus condivisi, i valori etici condivisi, su cui lavora il secondo progetto. Secondo progetto, quindi, attraverso questa analisi interdisciplinare su vari livelli, arriva alla costruzione di questi set di valori condivisi che dovrebbero andare a dare la consapevolezza al pubblico dipendente e all'istituzione nel suo complesso di quali sono, no, i valori da conservare, da preservare. Il terzo punto fondamentale, attraverso l'ambiguità delle policy, anche se un settore abbastanza mirato, abbiamo il problema, viene in luce proprio il problema della comunicazione, della chiarezza comunicativa, che poi andrebbero a vanificare tutto quello che è il lavoro fatto all'interno, e che già a volte, spesso succede questo, purtroppo lo vediamo con mano. E poi c'è tutto il grande tema della narrazione, toccato da tutte e tre, quindi narrazione del grande della sfiducia come valore, come disvalore ormai entrato nel linguaggio comune, che bisogna in qualche modo scalfire. Penso adesso al grande tema, alla grande partita del lavoro agile, del dibattito anche sui media che si ha: il dipendente pubblico è privilegiato, lavora a casa, e quindi c'è questo aumento di disvalore e di sfiducia tra il cittadino che magari lavora per un privato, il dipendente e che rischia il lavoro, e il cittadino dipendente pubblico. Quindi mi taccio, noi abbiamo degli ospiti molto che saluto, che sono appunto l'ingegner Romano dell'ANAC e il dottor Pastorelli dell'INAIL, che credo, a cui lascio, non so prima a quali dei due lascio la parola, non so se il professor Leo sia nel frattempo. Mi sono ricollegato. Ho avuto bene. Difficoltà con router, però ho sentito l'ultima parte della professoressa Fedeli. Bene. Sono qui, grazie. Bene, allora, ingegner Romano, ci sta? Sì. Bene. Allora, inizio io. Buongiorno, sì, a tutti, e grazie
al presidente della SNA Battini per l'invito, grazie a lei professoressa Lo Storto per questo invito, per questo interessante workshop su queste tematiche di interesse fondamentale anche per l'ANAC. Intanto vi porto i saluti del presidente Busia, mi ha incaricato di portarvi i suoi saluti e passo subito all'analisi delle tematiche affrontate dai tre relatori. Faccio i complimenti ai relatori, sono state presentate bene le ricerche, ritengo che siano i risultati ottenuti sin qui siano soddisfacenti, almeno per quello che ho potuto vedere, e per quello che di mio interesse posso dire che tutte e tre le tematiche hanno un obiettivo chiaro, che è quello di ristabilire la fiducia tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Devo dire che in tre settori diversi. La prima ricerca ha riguardato, sempre nella stessa tematica, al fine di ristabilire la fiducia, ha analizzato il problema del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, come riorganizzare i servizi al fine di acquisire questa fiducia, ed ha analizzato due settori specifici, il sistema dell'assegnazione delle case popolari e il rapporto del cittadino con riferimento al reddito di cittadinanza. Devo dire che l'approccio lo ritengo molto importante e utile, e soprattutto per quanto riguarda la questione la questione riguardante la riorganizzazione dei servizi. E comunque la riorganizzazione dei servizi che passa anche nell'aumento del ruolo del funzionario pubblico nell'ambito di questa riorganizzazione, ruolo che nel corso degli anni, devo dire, è stato un po', un po' preso di mira dall'opinione pubblica, in certi casi, secondo me, non correttamente. Certo, devo dire che su questo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini c'è di mezzo, consentitemi, un corpo normativo complicato che nel corso del tempo porta gli stessi funzionari pubblici ad avere problemi, difficoltà applicative. Vi faccio un esempio banale per esprimere questo mio concetto. Io sono stato assunto nella pubblica amministrazione nel lontano 1990 e ho lavorato sin da subito sugli appalti pubblici, settore di cui la professoressa Morgante, visto che si farà un focus in particolare sugli appalti pubblici, di cui dirò qualcosa. Devo dire che si viveva da 100 anni con un corpo normativo del 1865, quindi per 100 anni c'era quella confidenza da parte dei funzionari pubblici nel trattare le tematiche riguardanti gli appalti pubblici. Più di 100 anni, dal 1865 fino al 1994, quando è stata approvata la nuova norma sugli appalti pubblici, devo dire 130 anni di un corpo normativo che era ormai, sedimentato, capito da tutti e affrontato in maniera facilità. Ovviamente anche i cittadini avevano questo corpo, cittadini mi rivolgo in questo caso alle imprese che contrattano la pubblica amministrazione, avevano questa capacità di conoscenza approfondita delle norme. Dal 94 in poi, in 25 anni, si sono susseguite, posso dire, migliaia di norme sul settore che di per sé portano ad una certa, difficoltà operativa dei funzionari pubblici. Questa difficoltà operativa si traduce anche nei rapporti con i cittadini. Quindi se il soggetto tenuto all'applicazione della norma poi interagisce col cittadino, ovviamente se questa difficoltà operativa è nel soggetto che deve applicarla, figuriamoci la sensazione del cittadino nel trattare con la pubblica amministrazione. E questo qui vale sia per gli appalti pubblici che per quanto riguarda il settore delle case popolari, in cui le normative sono dissimili, ma è sempre la stessa questione, cioè l'incapacità dei funzionari pubblici di essere, l'incapacità o la norma, le normative di contorno che non gli consentono di avere quel grado di libertà trasparente, che consenta di riorganizzare i servizi all'occorrenza per essere, efficiente e pronto per l'affidamento e la riorganizzazione, ovviamente, sempre nell'ottica di favorire i cittadini. Quindi questi aspetti, queste analisi effettuate in questa ricerca mi sembrano interessanti, i primi risultati evidenziati sembrano confortanti, nel senso che danno un'idea di come bisogna agire e come agire per rispondere alle esigenze del cittadino.
L'ultimo aspetto di questa ricerca, devo dire che puntualizzava sul reddito di cittadinanza, che io ritengo effettivamente un problema, cioè quello della collaborazione tra pubblica amministrazione. Cioè le pubbliche amministrazioni tenute ad analizzare questi fenomeni, questi aspetti, dare questi servizi ai cittadini, di solito non collaborano tra di loro, o quantomeno c'è una scarsa collaborazione, anche se le norme negli ultimi tempi hanno sempre spinto ad agire in maniera, come dire, coordinata, utilizzando informazioni di banche dati in condivisione, cosa che raramente accade. Ciascuna pubblica amministrazione, devo dire, è gelosa della propria banca dati e non la mette a disposizione, quindi si creano quelle barriere spesso che non consentono di operare a favore del cittadino. Per quanto riguarda la ricerca della professoressa Morgante, che saluto, devo dire che ha evidenziato bene, siamo di fronte a un contesto, se si vuole ragionare in termini di prevenzione bisogna fare un quadro nazionale normativo complicato, le slide hanno mostrato proprio questo, ed un quadro, devo dire, internazionale anch'esso abbastanza complicato. La relazione, ho trovato interessante mettere in relazione la relazione tra indice di corruzione e assetto normativo relativamente ai soggetti tenuti al controllo, gli audit system. E quello ritengo che sia un aspetto interessante, e i focus sulla pet corruption ritengo che anch'essi siano... È venuto abbastanza... C'è qualcuno che ha aperto un microfono? Ho ancora tempo? Sì, sì. Sulla pet corruption vedo che è un tema interessante, che ha delle relazioni, devo dire, con le altre ricerche, cioè con la ricerca della professoressa Fedeli, cioè la distribuzione del reddito, quindi, ma anche della prima ricerca, la povertà. Quindi la pet corruption si annida soprattutto in quelle fasce sociali molto povere, devo dire. Ho avuto modo di verificarlo per l'attività che svolgo, ma in particolare l'ho visto sul campo. Vi voglio raccontare un episodio che tutto sommato è simpatico. Abbiamo fatto un progetto di gemellaggio in Serbia, 3 anni fa, sulla prevenzione della corruzione, e praticamente andavamo in Serbia praticamente ogni settimana, più o meno un paio di giorni, e vedevamo, cioè, ovviamente lo Stato è molto povero, capite bene che sono uscito dalla crisi del sistema comunista del 90, comunque ancora è un paese molto povero, e si nota la piccola corruzione, ma si nota così, per strada. Mio collega attraversa il semaforo con il rosso, viene fermato dalla polizia che gli chiede la tangente per non prendergli la multa. Cioè, capite bene, perché c'è molta povertà, e questo porta alla piccola corruzione. Ma un altro episodio è sempre capitato ad un magistrato che partecipava lì a questa anticorruzione, che prendeva il taxi ogni venerdì per andare all'aeroporto, e avevamo una persona di fiducia che ci portava all'aeroporto, e andava di fretta e gli suggerisce a questo tassista di svoltare a destra, e c'era il divieto di svolta a destra. La polizia, c'era un poliziotto ovunque lì, lo blocca e gli chiede la tangente in serbo, e il tassista dice: non c'ho soldi. E allora il poliziotto gli chiede: chiedilo al passeggero. E quello dice: non posso. Perché non puoi? C'è un magistrato. E dice: vabbè, vai, e lasciano andare via. E quello gli chiede: cosa ti ha detto il poliziotto? E gli ha raccontato l'episodio, per dire che questi episodi sono soprattutto legati a quella pet corruption, ma sono evidenti, sono veramente brutti, dove più c'è povertà. Quindi la distribuzione del reddito è molto importante, il livello sociale, la consapevolezza dell'effetto della corruzione è veramente un aspetto molto importante su cui bisogna analizzare e cercare di trovare di rendere questa la fiducia, perché poi si traduce nella fiducia nella pubblica amministrazione. Un aspetto molto importante che secondo me va in tutte e tre le ricerche è quello dell'ultimo anno, che andrebbe analizzato a fondo. Nell'ultimo anno abbiamo avuto pochi contatti con la pubblica amministrazione. C'è stata praticamente un'interazione con la pubblica amministrazione, almeno per quello che ho potuto vedere io, o soltanto online. Quindi richieste di certificati,
cioè c'è stato un uso massiccio, praticamente elevato, di strumenti telematici per la collaborazione con la pubblica amministrazione. E questo andrebbe analizzato sia in tutti per quanto riguarda gli aspetti fiscali. Adesso dal punto di vista fiscale, io vedo che quasi tutti che hanno, diciamo, lo SPID, tutta la password per entrare alla pubblica amministrazione, effettuano dichiarazioni presso l'Agenzia delle Entrate online, molto veloce. Non c'è quell'interazione con il funzionario pubblico che potrebbe essere oggetto di pet corruption, posso dire tra virgolette, quindi non c'è questo intermedio, e qui potrebbe essere un effetto positivo. Andrebbe analizzato, nelle ricerche non l'ho visto, ma questo aspetto qui dell'interazione tra il pubblico e la pubblica amministrazione nell'ultimo anno andrebbe analizzata per capire se c'è stato un miglioramento nella percezione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, o quantomeno se dal punto di vista di corruzione, se l'indice di percezione della corruzione in qualche misura si risulta essere, diciamo, attenuato. E questo sarebbe importante in tutti e tre i settori. Poi ovviamente mi permetto di dire che era la parte che non ho raccontato, che sta facendo Agnese Sacchi, e che ho trascurato anche questa volta. Beh, sarebbe interessante capire questa interazione, perché nell'ultimo anno è cambiato tutto. La pubblica amministrazione ha avuto una riorganizzazione in termini lavorativi e di rapporto con il pubblico che è completamente diversa rispetto a quella di tre anni fa. E sarebbe interessante analizzare questa interazione, questo tipo di fenomeno che si è creato nell'ultimo anno. Grazie ingegnere, se la posso interrompere, abbiamo i tempi ristrettissimi. Io ho finito, grazie ancora per l'invito e auguri per le ricerche, per i risultati. Grazie, grazie anche di questo spunto finale, poi speriamo di avere la possibilità di approfondire. Io mi chiedo scusa alla professoressa Simonati pubblicamente, perché non l'avevo citata la discussant, avevo un programma non aggiornato, quindi mi scuso tantissimo. Anzi, la nostra professoressa è quella che poi il presidente ha citato appunto nell'intervento sullo suo studio, sull'intervento delle donne per la redazione dei principi costituzionali, quindi veramente mi scuso tantissimo e le lascio la parola. D'altronde, per parità di genere dovevamo far parlare prima un rappresentante di sesso maschile, mi sembra ovvio. Grazie professoressa, allora lascio la parola e dopo la parola al dottor Pastorelli, e poi magari per la conclusione, se c'è ancora in linea, dal professor Leo. Grazie. Sì, volentieri, grazie Valentina. Ah, non la sentiamo, professoressa? Non la sentiamo. Claudia? Professoressa, provi semmai, se ha provato già a riattivare il microfono, le suggerirei di... D'accordo, le suggerirei di uscire e rientrare, perché probabilmente c'è stato un conflitto all'interno della piattaforma. Grazie. Diamo la parola prima al dottor Pastorelli. Vediamo se riesce a rientrare subito. Io sono già qui, mi sentite? Perfetto. Perfetto. Adesso sì, grazie. Ottimo. Allora procedo io, senza sensi di colpa. Beh, mi ha tagliato. Tagliato sui ringraziamenti doverosi, ovviamente, al professor Ongaro e al professor Battini, che così gentilmente mi hanno coinvolto in questa impresa, molte cose. So che ti impegneranno, quindi, nonostante le sollecitazioni intellettuali che ho ricevuto siano numerosissime e molto interessanti, almeno nella mia percezione, andrò veramente per spot. Vi dico solo che la competenza che cercherò di portarvi è quella della giurista, quindi ho letto, diciamo, in combinato disposto, cercato di leggervi quantomeno i tre progetti molto interessanti nella mia lente del diritto amministrativo. La prima cosa che vi voglio dire, forse è scontata e forse no, mi ha fatto piacere vedere che in tutti e tre i casi la fiducia è stata vista come concetto chiaro. Non si sente. Professoressa, non si sente più. È andato via, appunto, non è un problema mio, ma si vede.
confermo che diciamo non è un problema, ecco, della stanza, ma della postazione della professoressa, quindi proverei diciamo a mantenere il medesimo suggerimento di poco fa ed eventualmente diciamo ad evitare, ecco, altre azioni in contemporanea. Ok, d'accordo, grazie. Possiamo magari procedere nel frattempo che la professoressa Simonati prova a riaccedere. Sì, vediamo se compare, perché stava sulla fiducia, è stata, diciamo. Allora, diciamo, sì, andiamo avanti, riprendiamo la professoressa dopo l'intervento del dottor Pastorelli, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Professore, sì, dottore, per favore, ecco, massimo 5-6 minuti, se è possibile, va bene? Sì, grazie. Allora, quello che posso portare io è l'esperienza di un'amministrazione pubblica, l'INAIL, che ha il compito di curare soggetti che incorrono in infortuni sul lavoro, malattie professionali, sviluppando anche delle politiche di prevenzione, riabilitazione e reinserimento. È un lavoro molto complesso che riguarda personale amministrativo, legale, sanitario, tantissimi tecnici, ingegneri, biologi, chimici. Si tratta di un'organizzazione estremamente complessa. La legge 190, devo dire che in questo caso ci ha aiutato moltissimo per capire dove stavamo e prendere coscienza del fatto che non sapevamo dove eravamo. Da qui siamo partiti per un'analisi dei processi connessi ai rischi, dapprima con ottica di adempimento, poi diciamo che ci abbiamo preso anche un po' gusto, perché abbiamo ovviamente ci siamo appoggiati sull'esistente, ci siamo appoggiati sulle linee guida di Basilea 2 al tempo, ci siamo appoggiati sulle linee guida ANAC. Abbiamo cercato di creare un sistema iniettando all'interno tantissima tecnologia che in parte ci ha permesso anche di risolvere uno dei problemi endemici della pubblica amministrazione. Tempo fa ho sentito un'intervista alla professoressa Saporito, mi ha colpito molto, ha detto l'unica grande riforma della pubblica amministrazione nell'ultimo ventennio è stato il taglio dei dipendenti pubblici, il taglio lineare dei dipendenti pubblici. Io sono entrato in INAIL con un concorso pubblico per dirigenti 20 anni fa, eravamo 15.000, ad oggi siamo nemmeno 9.000. Nel frattempo sono andate via tantissime competenze perché non è stato fatto in INAIL come da altre parti un piano per cercare di aggiornare le competenze delle nuove leve. Il blocco delle assunzioni ha comportato poi il tentativo di risolvere il problema iniettando tantissima tecnologia. Ad oggi, diciamo, il dipendente medio dell'INAIL è un buon conoscitore di macchine, dei programmi macchina, però la competenza è andata disperdendosi. Quindi il tentativo di mettersi un sistema della sicurezza ispirato all'anticorruzione ci ha costretto anche a rivedere delle modalità di recupero di quelle competenze. E tutto sommato ci stiamo riuscendo perché abbiamo deciso di farci dal basso. Io mi occupo di audit, mi occupo di anticorruzione, perché sono responsabile anche dell'anticorruzione, poi sono anche nell'OIV di un ente di ricerca, ma vedo che i problemi sono comuni, sono abbastanza simili. Da un lato abbiamo una dispersione delle conoscenze, quindi uno degli obiettivi primari è stato quello di creare un sistema cognitive, lo stiamo ultimando adesso, in cui abbiamo fatto confluire tutto il know-how dell'organizzazione. L'altra cosa è cercare di normalizzare le procedure a livello nazionale. Normalizzazione della procedura vuol dire cercare di destrutturare il feudalismo amministrativo che è presente purtroppo nelle tantissime amministrazioni del paese, non soltanto all'interno di INAIL, ma anche all'interno di INAIL, in ogni direzione regionale,
Abbiamo poi delle sedi locali e ogni sede una piccola baronia, una direzione regionale e un principato, ora estremizzando il concetto per far comprendere come ci sia uno straordinario bisogno di un diritto amministrativo che cerchi di conformare tutte le attività che sono assimilabili e poi che ci sia anche la possibilità di introdurre dei sistemi di misurazione oggettivi. Ad oggi, le riforme adottate anche in attuazione dei fondamenti del New Public Management, che ovviamente è arrivato in Italia quando ormai era già stato superato altrove, hanno portato ad introdurre il concetto di performance, ma la performance oggi, credo di dire delle cose ovvie, insomma, non è nient'altro che una quota di salario accessorio, una quota di salario accessorio che nessun dirigente riesce a gestire in maniera appropriata, perché non ha gli strumenti per misurare la professionalità, per misurare l'impegno in termini oggettivi dei propri dipendenti. Si tratta di un'emergenza all'interno dell'emergenza, quindi. Noi possiamo venirne fuori? Beh, forse sì, possiamo venirne fuori. Recentemente anche ANAC sta cercando di introdurre strumenti come la SWOT analysis, che sicuramente sono degli strumenti che consentono di prendere maggiormente coscienza di quelle che sono le opportunità, i limiti, i punti di forza e di debolezza delle singole organizzazioni. Va bene. Ma ritengo che ancora più importante sia cercare di pensare a un'importante campagna di valorizzazione di quelli che sono i concetti di etica pubblica. Etica pubblica da non andare a cercare molto lontano, inserendo all'interno delle organizzazioni pubbliche dei concetti assimilabili provenienti dal settore privato. Noi abbiamo la Costituzione, abbiamo degli articoli fondanti e fondamentali, va bene, come l'articolo 3, che è totalmente inattuato. Ad oggi è difficile parlare di una fruizione immediata del diritto, di attuazione del diritto. Lo stesso articolo 97, quando si parla di concorsi pubblici, e mi riferisco sempre ad un'intervista fatta alla dottoressa Saporito, non è detto che poi il concorso pubblico tradizionale veramente riesca a selezionare i migliori. È vero che non neppure dobbiamo andare a cercare soltanto competenze trasversali perché le altre invecchiano, perché c'è bisogno anche di competenze reali. Forse dobbiamo però in qualche modo cercare di snellire dei meccanismi di assunzione di personale, soprattutto immettere del personale. Non è possibile riformare la macchina amministrativa di questo paese se non siamo disposti a investire nella stessa. E investire in maniera, come dire, tale che sia possibile anche verificare, va bene, il risultato dell'input paragonato poi all'output finale. Certo, voglio dire, la posizione del dipendente pubblico in questo paese, dove la carriera difficilmente è legata al solo mezzo individuale, dove le retribuzioni sono basse, il prestigio sociale è gradualmente decrescente, vabbè, dove la stabilità del posto pensata come garanzia per il cittadino è diventato soltanto un privilegio di status per rispetto ad altre situazioni, di tutela individuale, non facilitano, no, questo processo. Una proposta potrebbe essere, l'unica che mi permetto di avanzare, quella della balanza del scorecard, che a suo tempo ho studiato ed ho applicato mentre dirigevo un centro sanitario, sempre di INAIL. Ritengo che si tratti di uno strumento, se adeguatamente rivisto, in grado di conciliare proprio le peculiarità, le specificità del sistema italiano rispetto a quelle che sono le finalità istituzionali di tutte le pubbliche amministrazioni, tenendo presente che quando parliamo di prevenzione della corruzione potrebbe essere azzardato pensare di trasformarla in una semplice dialettica di carattere prevenzionale penalistico, perché i danni maggiori nella mia esperienza anche di auditor, perché io vado personalmente sul campo, non sono legati tanto al dolo,
il dolo si scopre, perché il dipendente pubblico non è un dipendente, un criminale nato, si scopre il dolo. Il problema è l'errore, e l'errore può provocare danni pari se non maggiori del dolo del singolo. Ecco, allora, questo ovviamente ci riporta con un moto circolare indietro, vale a dire a ripensare i meccanismi di selezione, di formazione continua del personale, di automazione delle procedure e così via, pensando al futuro, senza mai perdere la speranza. Grazie dottore, è stato molto anche, insomma, un punto di vista molto interessante, molto pratico, quindi ben venga. Rilascio, volevo solo dire che abbiamo, potremmo sforare qualche minuto oltre le 11, quindi vero Claudia, perché la sessione dopo le 11 sì. È su un'altra stanza, quindi te lo confermo. Volevo, Valentina, sì. Grazie professoressa, a lei la parola. Grazie, speriamo che funzioni, mi sentite adesso? Benissimo, la sentiamo. Non volevo rimorsi, quindi sono riuscito, ho spento il computer, ho fatto tutto quello che si poteva fare umanamente. Allora, benissimo. I ringraziamenti li ho già fatti e restano validi, naturalmente, sentitissimi. No, vi dicevo che io sono stata molto contenta di avere l'opportunità di leggere i tre progetti, come dire, in combinato disposto, perché mi è stato molto utile per individuare i concetti chiave comune e i terreni comuni di indagine che mi pare ci siano e siano molto importanti. E vi dicevo che la cosa che mi ha suscitato qualche riflessione in positivo all'inizio è stato proprio vedere come tutti dessero per scontato, giustamente, che la fiducia sia anche un concetto giuridico, corrisponda a un principio giuridico. Cosa che fino a un po' di tempo fa forse non era così scontata, ma mi pare che ci siano numerosi indizi nella normativa vigente che vanno proprio in questa direzione. E voglio ricordarne soltanto uno, che però mi pare importante, cioè la recentissima riforma l'anno scorso dell'articolo 1 della legge 241 del 1990, la legge generale sul procedimento amministrativo, in base al quale oggi è espressamente previsto che i rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione siano improntati ai principi della collaborazione, della buona fede, quindi in qualche modo anche sul piano normativo la fiducia fra amministrazione e amministrati assurge a corollario del parametro del buon andamento costituzionale, cosa di non poco conto. Naturalmente questo concetto di fiducia va poi riempito di contenuti ed è qui, secondo me, che ci si scontra con le grandi difficoltà teoretiche e anche applicative dei tre progetti ed è questo un problema che si riconnette a una questione molto più ampia, che è quella degli indicatori per la misurazione dell'adesione al parametro della buona amministrazione da parte della pubblica amministrazione. Qui si pone un quesito di proporzioni enormi, cioè quello di misurare un parametro qualitativo in base a criteri di carattere quantitativo. Pensiamo per esempio al fatto che il legislatore, cercando di applicare il criterio della ragionevolezza, ne individua alcuni e valuta per esempio, almeno in parte, l'efficienza amministrativa sulla base della durata media dei procedimenti amministrativi. È un problema di amplissimo respiro che è sotteso in qualche modo ai tre progetti. Io credo che siano molto interessanti le sollecitazioni di ordine metodologico che provengono dai tre progetti letti insieme, perché mi sembra che per risolvere questi dilemmi in realtà si fornisca una sorta di cassetta degli attrezzi. La prima è l'analisi comparatistica. Analisi comparatistica che viene proposta non soltanto sugli ordinamenti, ma anche sui contributi scientifici prodotti nei vari ordinamenti. Questa è una novità che io trovo possa essere molto utile per risolvere i problemi, perché non soltanto vedere cosa fanno gli altri dal punto di vista normativo, ma anche come studiano gli altri gli stessi problemi può essere estremamente utile. E l'altra chiave di lettura, che mi pare sia un po' una costante fra i tre progetti, seppure declinata in maniera diversa, ma che ci offre degli spunti intellettuali interessantissimi secondo me, è la valorizzazione del dialogo fra saperi, perché questi fenomeni vengono veramente analizzati in prospettiva non mono ma multidisciplinare. E credo che proprio la relativizzazione del ruolo metodologico dei vari saperi possa portare a una maggiore consapevolezza del ruolo di ciascuna variabile e quindi anche fornire almeno parzialmente una prima risposta a quella che è stata individuata come la crisi delle tassonomie. E credo che ci sia anche un'altra sollecitazione molto importante che proviene dai tre progetti, e cioè la possibilità che hanno di influenzare e in qualche modo spingere a un ripensamento del modus operandi, non soltanto di come si studia l'attività amministrativa, ma anche di come l'amministrazione agisce. Perché se ci pensiamo, in tutti e tre i casi
L'analisi è rivolta non più a vedere come si pone l'amministrazione in maniera molto generalista rispetto all'intera collettività, l'interesse pubblico ampiamente inteso, ma l'analisi è mirata fin dall'inizio a target che sono più circoscritti, ma anche più determinati in base ai bisogni di welfare. E mi pare che questo approccio, se ben gestito, credo che i tre progetti stiano dimostrando di gestirlo molto bene, possa risultare funzionale, oltre che perfettamente compatibile, con il paradigma costituzionalmente orientato dell'uguaglianza sostanziale. Poi si pone anche un altro macro tema che io trovo fondamentale per i rinnovati studi sull'efficienza amministrativa, e cioè quello della reciproca cooperazione fra amministrazione e amministrati, che porterà a superare una logica meramente assistenzialistica, soprattutto nel momento in cui si parla di erogazione di servizi, instaurando un circuito, credo, virtuoso in termini di produzione di valore sociale, anche perché i problemi che sono comuni di efficienza amministrativa e di instaurazione del rapporto fiduciario possono essere risolti in maniera parzialmente diversa, come vedremo subito con un riferimento alla questione dell'alfabetizzazione informatica, se posti miratamente in relazione ai diversi target di riferimento. Credo poi che sul fronte strettamente giuridico un'altra sollecitazione importante che proviene dai tre progetti abbia a che fare con il principio di legalità e con la portata del principio di legalità, in particolare con la legalità dei principi, che è un tema che a me è particolarmente chiaro, caro. In passato, quando si parlava dei principi, no? Si diceva che i principi sono belli, ma per essere giuridicamente vincolanti devono essere tradotti in fonti di rango primario. A me pare che si stia abbandonando un po' questa logica molto gerarchizzata del principio di legalità e i principi cominciano ad essere pensati come entità normative self-executing che possono essere attuati non soltanto tramite la posizione di norme di rango primario, ma anche direttamente mediante il fare amministrativo, mediante strumenti di altra natura, anche meccanismi di soft law che non a caso sono stati evocati da tutte e tre le relatrici in qualche misura. Credo che questo abbia una portata immediata, per esempio forse più diretta, per quanto riguarda il ruolo dei meccanismi penalistici, no? Di cui si è occupato specificamente uno dei tre progetti e la loro collocazione istituzionale come extrema ratio. Però penso che più in generale sia molto importante quell'idea per cui bisogna, da un lato, predisporre un appropriato bagaglio efficacemente sanzionatorio dei comportamenti vietati, ma a questo si deve anche affiancare, credo che questo sia molto importante, un altrettanto efficace bagaglio di strumenti di premialità per i comportamenti virtuosi che insieme possono costituire il fondamento di un sistema rinnovato di etica pubblica basato su valori condivisi, e quindi il problema della condivisione. Qui voglio introdurre la questione molto brevemente della polisemia di due concetti che sono stati evocati da tutte le relatrici, la partecipazione e la trasparenza. La partecipazione è un concetto giuridicamente polisemico, credo che sia importante chiarire che in questi casi non entra in considerazione la partecipazione codeliberativa, ma entra in considerazione la partecipazione comunicativa, che non sposta le competenze della decisione pubblica, ma che si pone in una duplice prospettiva teleologica, secondo me. Meccanismo di integrazione dell'istruttoria che consente all'amministrazione di acquisire gli elementi per decidere prima e meglio, da un lato, meccanismo per la formazione del consenso e quindi con una funzione deflattiva del contenzioso. Poi ovviamente bisogna essere consapevoli che la partecipazione, per essere vera e per essere efficace, deve essere fondata sulla reciproca comprensione fra le parti. E si è parlato tanto di trasparenza, altro termine polisemico. Credo che facciano bene tutti e tre i progetti a cercare di andare oltre l'idea normativa della trasparenza come adesione al principio di pubblicità, pubblicazione obbligatoria di cui ai vari articoli in realtà del decreto 33 del 2013 e a declinare la trasparenza come auspicata comprensibilità della comunicazione pubblica. E quindi sorge il problema grossissimo dell'utilizzo di un linguaggio giuridico appropriato. Qui molto si potrebbe dire, io mi limito a una piccola notazione, qua bisogna investire in realtà in termini economici, in termini di tempo, in termini di risorse umane, perché io non credo che essere trasparenti voglia dire necessariamente trasferire il linguaggio originariamente tecnico in un linguaggio comune utilizzato dall'amministrazione, perché questo vorrebbe dire banalizzare anche i saperi tecnici dell'amministrazione, ma credo che voglia dire formare
dei funzionari pubblici in grado di spiegare alla cittadinanza i termini tecnici, il che ovviamente richiede un investimento importante e forse anche una riflessione mirata. Non ultimo per importanza, ma mi avvio alla conclusione, è poi il problema del fattore metodologico connesso all'utilizzo delle nuove tecnologie, anche qui variamente evocato. Il principio digital first oggi è un principio giuridico normativo che però deve fare i conti con un problema di scarsa alfabetizzazione informatica della popolazione italiana. E questo è un punto su cui fare molta attenzione, perché se sottovalutato potrebbe determinare, credo, indesiderabili forme di ulteriore discriminazione fra le categorie di utenti, in particolare rispetto a quelle attività istituzionali, penso per esempio al social housing, che si rivolgono proprio alle categorie più svantaggiate della popolazione. Ma allora è importante quell'approccio di differenziazione del target, perché è evidente che il digital divide sarà molto sentito nel caso del public housing, molto meno nel caso della prevenzione dei crimini economici, dove gli interlocutori sono più attrezzati da questo punto di vista. E allora anche l'abbandono di quella prospettiva latamente generalista potrebbe essere molto più funzionale ad un migliore raggiungimento degli scopi nei diversi settori dell'agire amministrativo. Chiudo con una notazione veramente strettamente giuridica, che ha a che fare con l'individuazione da parte di tutti i gruppi di ricerca opportunamente, forse necessariamente, ma certamente opportunamente, di settori mirati di ricerca, no? E quindi questa idea di evitare le ricerche molto macro. Credo che su questo fronte sia stato bene individuare dei settori determinati, credo che non si debba sottovalutare il profilo della suddivisione costituzionale delle competenze, in primis diciamo legislative e in secondi sia cascata anche amministrative. Perché? Perché si parlava prima di importanza della collaborazione fra pubbliche amministrazioni. Queste sono parole sante e credo che sia giusto valorizzare, come fanno molti dei progetti che abbiamo sentito descrivere, il ruolo delle autonomie locali e regionali, ma non bisogna con questo sacrificare la parità di trattamento. Va valorizzato molto anche il ruolo delle sedi istituzionali nazionali, in cui deve essere massima l'attenzione per la vigilanza costante sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti paritariamente sull'intero territorio nazionale. E anche questa mi pare che sia una chiave di lettura importante, che non deve farci privilegiare una prospettiva troppo atomistica e micro rispetto alla visione d'insieme, che quindi può essere riportata su questo fronte, secondo me. Con questo ho finito, spero di non aver troppo ho sforato il tempo e vi ringrazio. No, grazie professoressa, è stata sinteticissima e puntualissima anche sull'esposizione, ci ha dato degli strumenti per comprendere meglio tutti e tre i progetti e dove veramente possiamo andare per aiutare la pubblica amministrazione, insomma, la ringrazio tantissimo. Grazie. Io non ho visto, diciamo, richieste di intervento da parte del pubblico, c'era una mano alzata a un certo punto, però poi nella chat mi è stato detto che nel corso del dibattito avevo ottenuto la risposta, quindi è stata riabbassata. Quindi io lascerei la parola al professor Maurizio Leo per qualche considerazione conclusiva. Allora, grazie Valentina, io ringrazio i relatori dei tre progetti perché ho potuto riscontrare che diciamo, le tematiche sono state approfondite e ben sviluppate. Se posso diciamo, dare qualche indicazione, fare qualche valutazione, con riferimento al primo progetto, interessanti sono stati due focus, quello sul reddito di cittadinanza e gli alloggi popolari. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, vorrei diciamo, offrirvi una valutazione con riferimento a quello che diciamo, potrebbe fare il Parlamento e in particolare anche le strutture diciamo, di supporto alle diverse amministrazioni. Ricordo che nel corso della legislatura 2008-2013 in Parlamento fu affrontato il tema della interazione efficace delle banche dati. Perché? Che succedeva? Si riscontrò per esempio che a fronte delle numerosissime banche dati, se ne contavano oltre 120-130, c'era proprio una difficoltà di rendere omogeneo il linguaggio. Ricordo per esempio che se diciamo c'erano elementi che non erano omogenei, per esempio se il comune veniva indicato per esempio SM Capua Vetere e l'altra banca dati invece aveva
il comune Santa Maria Capua Vetere, le due banche dati non si riconnettevano. Pensate che riflessi e che ricadute possono avere questi dati di omogenizzazione, se si riuscisse, e questo diciamo è uno stimolo che si deve dare al decisore politico, ma anche poi alle amministrazioni. Mi riferisco in particolare alla struttura informatica più avanzata, che è la SOGEI. Ecco, se la SOGEI facesse un po' da capofila per l'omogenizzazione delle banche dati, sicuramente questo potrebbe portare degli effetti molto positivi nel contrasto a fenomeni elusivi. Per esempio, io penso alla spettanza del reddito cittadinanza nei casi in cui mancano i presupposti, la stessa cosa per gli alloggi popolari, eccetera. Quindi io penso che questa è una strada da intraprendere, quindi forse nell'ambito del primo progetto si potrebbe in qualche modo segnalare l'esigenza che a fronte dell'esistenza delle banche dati si realizzi un'effettiva omogenizzazione dei dati e si individui un'unità capofila che possa fare un po' da raccordo per evitare appunto che le banche dati tra loro non interagiscano. Pensate all'effetto che ci sarebbe anche per la lotta all'evasione fiscale, la corruzione e via dicendo. Ma questo è un progetto che il decisore politico dovrebbe porre come una delle priorità. Spero che il recovery plan, che dedica particolari progetti alla digitalizzazione e via dicendo, potenzi questa strada. Invece l'ultima cosa per quanto riguarda il terzo progetto, che è stato molto approfondito, io mi scuso perché ho perso qualche passaggio perché ho avuto problemi di connessione, ma mi sembra che siano stati molto ben sviluppate le diverse tematiche. Per quanto riguarda l'ultima, perché sostanzialmente possiamo individuare nel terzo progetto le tre aree, quella della chiarezza, della coerenza della policy e della prevenzione dei crimini economici. Ecco, per quanto riguarda la chiarezza, dobbiamo anche qui invitare in qualche modo il decisore politico a elaborare dei testi, a confezionare dei testi normativi che siano più intellegibili, perché spesso è la stessa amministrazione che si trova in difficoltà a mettere in prosa norme di legge che sono farraginose. Basti pensare a quello degli ultimi tempi, no? Abbiamo avuto 4 decreti ristori, abbiamo avuto decreti Cura Italia, decreti agosto e via dicendo, dove le norme si accavallavano, non erano di facile intellegibilità e quindi le stesse amministrazioni avevano difficoltà. Penso nello specifico alle amministrazioni finanziarie che seguo più da vicino, che nel rinvio dei termini dei versamenti non hanno fornito chiarezza ai contribuenti nell'effettuare gli adempimenti. Dico quindi le amministrazioni hanno le loro responsabilità nel gestire questi aspetti, ma io penso che lo stesso decisore politico, chi confeziona i testi normativi, debba essere in grado di scrivere delle norme di facile applicazione sia per i contribuenti ma per le stesse amministrazioni, che poi devono fare interpretazioni, dare chiarimenti e fare ad esempio dar corso a quelli che vengono definiti gli interpelli. Ecco, quindi questo è un aspetto che io penso mi permetto di segnalare, manifestando ancora l'apprezzamento e il compiacimento per i progetti che stanno assumendo dei livelli di precisione, di puntualità e di apprezzamento generale che sicuramente non va sottaciuto. Grazie. Grazie Maurizio. Non so se qualcuno dei rappresentanti dell'università, dei progetti che sono stati discussi oggi, vuole aggiungere qualcosa alle sollecitazioni molto interessanti che sono state sollevate nel corso della discussione. Volendo, abbiamo ancora qualche minuto.
Sì, se posso, prego, davvero, prego, un minuto soltanto, ringraziare i Discussant, io mi sono segnata tutto e da domani focalizzeremo insomma, la nostra attenzione su molti aspetti davvero estremamente interessanti che ci sono stati segnalati. Peraltro si tratta, almeno per il progetto che mi riguarda, di segnalazioni estremamente opportune perché riguardano specificamente il lavoro che svolgeremo nella seconda metà del progetto. Quindi oltre che nel merito, puntuali, opportune, davvero molto molto interessanti, arrivano proprio al momento giusto. Quindi ringraziamo e cogliamo senz'altro l'input. Professoressa, ho visto che hanno alzato la mano l'ingegner Romano e la professoressa Saporito. Prego, ingegnere, e poi concludiamo con la grazie, professoressa. Grazie, volevo dare un'informazione alla professoressa Morgante in merito agli appalti verdi, dove nel slide ho visto che dice che non ci sono abbastanza informazioni sul grado di adempimento delle stazioni appaltanti nel Green Public Procurement. Allora, noi abbiamo la banca dati dell'ANAC che registra questi appalti verdi già sin dal 2012, quando diciamo l'autorità ha stipulato un protocollo con il Ministero dell'Ambiente per il monitoraggio di tutti gli appalti verdi. Quindi, siccome è un'attività che viene svolta da molto tempo, se può esserle utile, potrebbe pure analizzare queste informazioni. Sì, certo, grazie. Bene. Grazie ancora, complimenti. Grazie, ingegnere. Ho visto che ha alzato la mano anche la professoressa Fedeli. Prego, rapidamente. Sì, professoressa Fedeli e professoressa Saporito. Non lo so, facciamo prima per ordine di prenotazione la professoressa Saporito. Grazie, intanto grazie a lei professoressa Lo Storto che ha davvero nel raccontare il nostro progetto usato le parole chiave che sono quelle che ci rappresentano di più, che è un po' il passaggio davvero da prestazione a creazione di valore nei servizi, che vuole essere un po' il nostro faro, che pensiamo sia questo un po' una chiave per lavorare sulla fiducia. Ho tre pagine piene di appunti, quindi non risponderò puntualmente a tutti, mi riservo magari di farlo così via email o in private sede. Grazie davvero perché è molto utile. Mi porto a casa per esempio due cose, come il concetto sulla polisemia di alcune parole che utilizziamo e di come cambiando la lente con cui le guardiamo, queste veramente dicono delle cose. La parola partecipazione, la parola collaborazione, penso che abbiamo bisogno di inquadrarle secondo delle categorie un po' più ampie da quelle da cui arriviamo, quindi grazie davvero per il suggerimento e a tutti gli altri. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti a tutti, soprattutto dal punto di vista giuridico, perché noi siamo economisti, guardiamo sempre l'effetto economico e facciamo stime, ma è fondamentale i due aspetti della messa in evidenza dai discussant, incluso l'ultimo di Maurizio Leo, il confezionamento delle norme, che è proprio forse un effetto, è il principio di legalità messo in evidenza prima, che sono per l'appunto due aspetti che noi con i nostri metodi di misurazione, di mania di misurazione di variabili economici, però cerchiamo di mettere in evidenza, perché nasce per l'appunto l'idea di base del progetto dell'ambiguità delle politiche, nasce forse dall'ambiguità e di interpretazione delle norme che noi forse abbiamo trascurato, quindi questi saranno aspetti che ci occuperemo di trattare in prospettiva. Grazie di nuovo a tutti. Grazie professoresse, insomma ci abbiamo molta carne al fuoco, il terreno è fertilissimo come ha notato anche la professoressa Simonati e gli spunti sono interessantissimi. Devo dire che l'interdisciplinarietà, la multidisciplinarietà sono fondamentali perché ognuno vede le cose in un certo modo e questa è proprio la prova, e metterle a fattor comune è un fattore di grande crescita, già solo questo è secondo me già un successo. Come vedete la SNA cura molto questo aspetto, già questo adesso è stato inserito in questo contenitore prestigiosissimo della conferenza
IAS, ma diciamo con i progetti di ricerca ci siamo già visti a dicembre e ci continueremo a vedere, non vi abbandoniamo e non vi lasciamo assolutamente, perché siamo interessatissimi e speriamo veramente di poter portare avanti un risultato concreto e tangibile alle pubbliche amministrazioni. Sono contenta appunto che vedo che c'è anche una partecipazione non solo tra virgolette accademica, ma anche di profilo gestionale, quindi di parte attiva della pubblica amministrazione, perché solamente facendo comunicare i due mondi riusciremo veramente a crescere. Ringrazio ancora tutti, ovviamente ringrazio il professor Ungaro, il comitato scientifico e tutti quanti, e a prestissimo. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.